Vorrei un attimo far sentire la voce di Sigir, che dice proprio questa frase: il nostro mondo per voi cari non è facile a capirsi. Ho l'audio, Stefano. Ascoltiamo un attimo questo breve, brevissimo messaggio di Sigir che io ho estrapolato da una delle bobine che abbiamo recuperato. È di pura amicizia dal vostro Sigir. Quindi durante i contatti a volte Gaspare e gli altri registravano. Pronto. È un Sigir molto teso, non l'ho mai sentito parlare. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, 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 e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capirsi. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Vuoi commentare qualcosa, Gaspare? No, no, era un Sigir al massimo dell'arrabbiatura, perché le cose andavano molto male, per colpa nostra, per colpa di tutti noi. Quindi, ecco, qui le parole si capivano poco. Quando le ho ricevute io erano più chiare, forse trasmissione per Beh, trasmissione. questo è il nastro ormai a decine e decine di anni e risente anche di quella tecnologia. Vi ricordate i vecchi cinegiornali con quella voce? È la tecnologia di trasmissione che è Sì, un po' io le falsa. ricevevo su una radiolina perfettamente, Poi è anche non modulata la solo voce. ricevevo le sue parole, la radiolina si accendeva, si spegneva da Da sola. sola, cambiavo per divertirmi in principio, poi più cambiavo anche le frequenze, continuava. E poi quando si accendeva da sola, certe volte mi diceva Gaspare, cambia pensiero. Mi coglieva, sì, come il bambino che sta rubando la marmellata nella dispensa, e la mamma lo vede. E quindi sapevano tutto anche dei nostri pensieri. Una volta mi ha detto, lo dico così perché mi viene in mente, magari non è importante, che invece di usare la radiolina, certe volte anche la televisione si spegneva il programma, entravano le loro voci, parlavano. Ecco. Dice Gaspare, potremmo con la nostra tecnologia creare la nostra voce nella tua stanza, ma ti spaventeresti. Loro Infatti, tu una volta hai visto un volto, un loro volto nella TV, o sbaglio? No, Volto, la faccia. nella TV no, non l'ho vista nella No. TV. Ho visto i loro mezzi nella TV. Beh, sono io. Ho visto 8 volte per appuntamento, se non era per appuntamento snobbavo, non ci andavo. Ho visto i loro mezzi volanti, alcune volte, come avete visto, le ho fotografate. Ho visto 8 circa, o 7 o 8 volte per appuntamento. Poi di fisico loro, ho visto un loro robot, non loro, ma dei CTR. Era un robot biologico, quindi fatto come noi, e che poi loro hanno disintegrato davanti ai miei occhi. Ho visto una fiammata e poi più niente. Ecco, di fisico. Poi in America ho visto una cosa, ma non c'entra, c'entra, ma non, adesso non è il caso di parlarne. E poi vedevamo
tutti i loro effetti quando dovevano cambiare i nuclei della stanza, nuclei di protezione dai CTR, da eventuali scherzi. Passavano questi fulmini lunghi 3-4 metri che zizzagavano nell'appartamento ed era l'effetto di questi cambiamenti dei nuclei. Poi ho visto i loro mezzi, ve l'ho già detto, ho visto delle guarigioni fatte ad alcuni di noi che erano malati, gli apporti, oggetti che loro ci mandavano, scritti, bobine con su quello che dovevamo fare per loro, certe volte delle frasi d'amore come questa, poi gli asporti, certe volte avevano bisogno di materiale, tu l'hai detto prima, e lo mettevamo o nel camioncino quando era frutta oppure sul nostro tavolo, c'erano cose minute, ci avvisavano prima, dicevano ecco adesso, e ecco, metti che dovessero avere bisogno del computer, era lì, poi di colpo non c'era più. Ecco. Quindi ho visto